Intanto Modigliani è un personaggio di straordinaria intensità e di straordinario significato. Peraltro questa sorta di ambivalenza, Modì che naturalmente richiama il nome di Modigliani, ma richiama al tempo stesso anche questa serie, questa generazione di poeti o di artisti maledetti, è già un'indicazione molto precisa, molto chiara. Si tratta naturalmente di un'esperienza pittorica, la sua, che si conduce esattamente sui confini estremi. È un'esperienza pittorica in cui brucia tutto se stesso, in cui talvolta rischia di bruciare anche le donne che accompagnano la sua esistenza, perché poi tanto femminista Modigliani non era, lo era come artista ma non come uomo, e da questo punto di vista una vita straordinaria, un'esperienza artistica straordinaria, che, come dice molto giustamente Carmen Moscariello, si conduce tra due luoghi essenziali di riferimento. Da un lato la sua Livorno e d'altra parte Parigi. Ed è esattamente da un rapporto vitalissimo tra queste due dimensioni che scaturisce l'arte di Modigliani. E sì, perché da un lato il suo tirocinio livornese, che si svolge naturalmente, si conduce a ridosso dell'esperienza di Fattori, costituisce a tutti gli effetti un ponte verso la tradizione. Ed è non soltanto un apprendistato pittorico, quello suo condotto giovanissimo, e evidentemente anche, dico, grazie a Fattori. Ma Fattori in qualche misura costituisce un ponte a ritroso verso tutta l'arte toscana, in modo particolare, sin dai secoli più antichi, sin dai secoli in cui l'arte in Toscana è stata determinante, ha segnato tutta la tradizione italiana, che si ritrova tanto in alcune forme quanto in alcuni colori di Modigliani, e che costituisce a tutti gli effetti un ancoraggio alla tradizione, che in qualche modo sostiene la sua pittura. Ma Livorno è tradizione pittorica, ma è anche al tempo stesso ricchezza di esperienze, legate effettivamente anche al carattere della città, legate anche a questa origine, a questa connotazione di Modigliani. Città in qualche modo di antiche tradizioni anarchiche, città di chiaramente in cui una colonia, dico, ebraica era molto forte, e Modigliani è per l'appunto ebreo, e da questo punto di vista porta tutta questa sua esperienza nel senso di una cultura particolare molto ricca, ma anche nel senso, direi, di un nomadismo che prima ancora che esistenziale è un nomadismo culturale e che diventa a tutti gli effetti una ragione per cui Modigliani riesce a mettere insieme una serie di esperienze, di linguaggi che poi verranno fusi nella sua pittura. E d'altra parte questo suo apprendistato, in qualche modo anche condotto, dico, da solo a Livorno, questo suo farsi le ossa a Livorno, si manifesta anche in quella cultura italiana che poi Modigliani esprime a Parigi, anche al di là della pittura. Si ricorda che appunto conosceva a memoria la Commedia di Dante,
si ricorda, dico che citava naturalmente alcuni capisaldi della cultura italiana. Questa base particolarmente ricca e sostanziosa, come dicevo, finisce per essere una dimensione che riesce da legante per tutte le esperienze che Modigliani fa a Parigi. E non bisogna dimenticare, cosa che peraltro c'è sempre puntualmente riportata nel libro di Carmen Moscariello, che Parigi è appunto la ville lumière, Parigi è quella grande metropoli della cultura in cui, in una dimensione interculturale che noi dovremmo rivendicare, multiculturale, di cui dovremmo rivendicare l'importanza, dicevo, a Parigi si confrontano tantissime esperienze. Basti pensare soltanto che sotto l'egida di Apollinaire, che è un nome tutelare in quel momento storico, Apollinaire, che peraltro è anche un piccolo tutore di un personaggio singolare ma importantissimo nella cultura italiana come Savinio, intorno ad Apollinaire vanno coagulandosi una serie di esperienze che ritroviamo fuse in Modigliani. Da un lato un certo cubismo, ricordiamo che Apollinaire fu anche il coniatore del termine surrealismo, che poi ovviamente sarebbe stato esportato nell'avanguardia così denominata nel Novecento. Apollinaire è un mentore del cubismo e al tempo stesso in questa congea, in questa dimensione, al cubismo si lega anche, fondamentalmente ne è una sorta di radice, una dimensione, come dire, tardo impressionistica, che soprattutto si consolida nelle forme che pure hanno richiami classicheggianti di Cézanne. Cézanne, il cubismo, e dico al tempo stesso legato al cubismo, ma questo soprattutto nella dimensione della scultura di Modigliani, questo richiamo al primitivismo, questo richiamo ad una cultura, ad una pittura, ad un linguaggio espressivo tipico dei popoli più lontani, africani, per esempio gli idoli africani, le maschere africane, che entrano molto nell'opera di quegli anni e che caratterizzano non soltanto l'esperienza naturalmente di Picasso, peraltro il protagonista dei maggiori del cubismo, ma caratterizzano anche altre esperienze. Insomma, un insieme di elementi che con questa sua capacità di coinvolgimento, direi febbricitante, è proprio uso non a caso questo termine, e con questa voglia anche, che ugualmente distingue Modigliani, di bruciare le sue esperienze, cioè di vivere intensamente gli anni che sono gli anni della sua vita, gli anni messi a rischio dalla tubercolosi naturalmente, dico, tutto questo si sintetizza nella sua esperienza.